Buongiorno e ben ritrovati al Sara Tommasi DJ Time, il caffè delle 11. Siamo qui al bla 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 di Radio Passeggiata. Oggi è una giornata stupenda di primavera. Io indosso un abito floreale e quindi, e anche Deborah indossa un abito floreale. Ci siamo messe d'accordo proprio perché vanno tantissimo questi abiti appunto primaverili. Brava Sara, sì, Anche buongiorno a Belen tutti. lo portava da verissimo sabato sera. Che vestito avevano? Un Non so. abito Ah, floreale. wow, colori, insomma, tutti comunque così, dalla Tutti giungla. così. Flora e fauna, dai. Voi invece avete iniziato a vestirvi, insomma, primaverili, avete fatto il cambio dell'armadio. Dice che dovrà arrivare il freddo, quindi occhio perché ancora non è primavera, cioè inoltrata. Assolutamente. Quindi comunque intanto si può osare. Noi tra poco andremo anche a E Roma infatti e ti stavo quindi dicendo, ma dove vai tutta così vestita bella, tutta colorata? Dove andiamo? così Andiamo floreale, così floreale. così Brava, sì, Andiamo io e Deborah a Roma, che abbiamo raccontiamo degli appuntamenti, ai non diciamo quali nostri, ecco. perché No, comunque dopo certo. è top secret. Comunque abbiamo degli appuntamenti molto importanti, sia cinematografici che televisivi, e quindi faremo una bellissima passeggiata a Roma, che vuoi. Comunque in questa giornata di sole saranno 30 gradi a Roma. Quindi diciamo, insomma, tra l'utile e il dilettevole, che è proprio la nostra, è di nostro riconoscimento. Noi siamo utili e dilettevoli, Sì, giusto perché Sara? per ricollegarci al discorso che facevamo l'altra volta in chiusura, cerchiamo appunto quest'amore deve essere celebre e forse abbiamo qualcosa in ballo, Non lo quindi diciamo essere ricco ancora, e non lo celebre. Un amore da favola, Un un amore da attore, da castello. Un amore ricco, celebre, Sta arrivando, ricco, Sara, lo importante. sento. Se ci seguirete Poi mi sono scoprirete fatto chi anche è. assumere alla NASA, Ah, i soldi non ce l'ho, bravo. Ma io so ecco. che arriverà il Lamborghini quest'amore. Chissà, chissà. Non diciamo nulla ancora. Dai, Mi sono fatto ragazzi. assumere alla NASA per te La e tu NASA, invece guarda, andiamo vuoi. sulla Luna. No, in effetti Jack è attore di Manhattan Transfer e quindi potremo Voce lanciare lo narrante, scoop. Ma non lo sapevo questo. Quindi sei attore? Sì, Sono eravamo. anche attore, ma non in Ma quella cosa fai? Cioè, veste. raccontami proprio. In quella veste sono voce narrante e Bello. dopo la puntata dove poi si andrà a. Devo dire che hai una bella voce. Grazie, Scusa. grazie, ti ringrazio. Ogni puntata ha un suo tema, io introduco il tema della puntata all'inizio della stessa, ecco. Ottimo, ottimo, Diciamo, bravo voce Jack. narrante, sguardi, diciamo così. Sì, quindi abbiamo davanti a Però noi un lei è la ragazzo che ci conduttrice. sta fotografando, non so. Io Lei? sono la conduttrice di Insieme Maratta, a? questi ci sono i fan qui, Ci sono. Insieme a chi sarà Ma conduttrice? come Con Rifolo, che Oh, lo salutiamo. salutiamo il nostro Che lo salutiamo, ciao Rifolo, abbiamo che fatto un puntatone da tra l'altro è capsule. anche tra gli autori del Che è programma, tra. è Anche Regia tu, Mestaffa, anche anche tu. io, anche Matteo, E loro Roberto conducono. Martignani e Regia Mestaffa, autori di Manhattan Transfer. E Rifolo e Jack conducono sempre qui a Radio Passeggiata. Il mercoledì alle 14 c'è un loro spazio. Assolutamente, ricordiamolo e salutiamo quindi il buongiorno a Rifolo. Dove sei Rifolo? Arriverai poi? Chissà. Forse ancora sì, ma Sì. questa Si mattina è non l'ho ancora svegliato sentito, presto. ma sì, Ma poi dopo si sì, è tra andato l'altro, a lavorare. ragazzi, martedì sera alle 21:45, non Domani. perdetevi, quindi domani, Domani. Manhattan Transfer, puntatona da Carsule, quindi sapete che Carsule è il centro appunto storico della romano, antico romano, quindi comunque un centro molto di rovine, molto di scavi archeologici molto importanti. Abbiamo intervistato l'archeologo Fabio Pagano, quindi comunque molto impegnativa, molto bella. Abbiamo fatto un bel pezzo anche con l'attrice Silvia Imperi, che Lei è un'attrice, salutiamo. lei salutiamo Silvia Imperi, lei è una Un'attrice di vera teatro. Nadia Biancucci che ci illustrerà sia il professor Ah, Pomodoro Nadia, delle curiosità. sì. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano e che ci Sì, scrivono, e soprattutto i fan di Sara Tommasi, perché ricordiamo che questa radio è dedicata totalmente alla figura di Sara Tommasi, questo DJ. spazio radio, Sì, in questa che ora del proprio. mattino. Esatto, non svelo ancora, ma comunque Sara il 30 marzo comunque suonerà e farà una trasmissione radiofonica molto importante. Ci sarà anche il Gazzettino, ma sì, la stampa, siamo nel Veneto, ma non voglio ancora annunciare nulla. E poi andremo a Capri, Sara. Eh Cosa sì, vogliamo dire di Capri? Anime Anime Iconics! Iconics. Torneremo perché io sarò già stata in precedenza. Torneremo appunto in questa volta in qualità di DJ e anche per appunto allacciare dei rapporti cinematografici, perché come sai stiamo un po' muovendo le fila per un nostro film e anche un nostro singolo con Deborah. Assolutamente, siamo molto Quindi. felici di questa Spring Summer colorata che oggi è partita. Oggi è iniziata la primavera per noi, finalmente con Jack lo squartatore. E basta, Ma no, ormai non sei vuoi così. essere di nero, basta, c'è anche lo squartatore. No, va bene, comunque, va bene. Allora, consigliamo sempre la crema, no? La Quella crema, quella di 20 consigliamo minuti? quella di 20 minuti, Ok, di Mary Rose, eccellente. giusto Sara? Giusto, Perché questa giusto. sera dove andiamo? Questa Raccontiamolo sera così. andiamo appunto da Mary Rose a cena a Roma in un circolo molto bello.
e saremo a cena per appunto parlare della, di questi cosmetici e anche come mia, nel caso possibilità di collaborare come testimonial. Esatto. Sarai la testimonial ufficiale, eh? Quindi insomma, quindi rappresenterai Mary Rose, è importante. Anzi, sì, molto importante perché è una ditta molto famosa, la tutto usano le star, assolutamente. E quindi cioè per me sei un po' emozionata per questa cosa. Sì, assolutamente. Però questo inizio settimana ti vedo scoppiettante, già dal vestito, bella, da sorriso, bella. Ti vedo proprio propensa alla settimana, che sarà sicuramente meravigliosa. Infatti ricordiamo anche gli sponsorini, gli sponsor, le persone che hanno un'azienda, un brand, che sono artisti, pittori, chiunque voglia sponsorizzarsi può portarci un quadro anche in diretta, no? Lo possiamo appunto mostrare, oppure magari una borsa o un vestitino da dare alla nostra testimonial Sara Tommasi, perché no? Quindi insomma divulghiamo la tua figura, no Sara? Esatto, esatto, scriveteci se siete interessati appunto a sponsorizzarci, e perché comunque siamo molto social, esatto. Quindi sia fashion blogger che comunque beauty blogger. Mi tocca di naso Sara, quindi scatteremo, infatti vi dico un'anteprima, uno shooting proprio in una bellissima vasca da bagno con una bellissima bagno, esatto. Mentre appunto siamo i prodotti Mary Rose, in una e spa sarà molto presto, sì, anche brava. Per i giornali, quindi chi è interessato ci fa sapere. Assolutamente. E io direi di mettere un pezzo, sì. Certo. Vogliamo partire subito? Sì, dai, molto spring summer. Molto spring summer. Sì, sì. Io la vedo così, no? Sì, sì, sì. Allora andiamo con una delle tue preferite. Qual è? Madonna. Get Together. Yes, bella Madonna. Thank you.
Get Together. E allora, wow, voi con chi volete stare, con chi vi volete fidanzare? Parlando di fidanzati VIP, vi annuncio che Grecia Colmenares è la concorrente di Isola dei Famosi, quella che faceva appunto Topazio, le telenovele sì, degli anni 90. Che si chiama? Grecia Colmenares. Ah, brava. È greca lei? No. Spagnola, comunque sì, sì, di quelle zone. Più o meno. E praticamente è stata lasciata in diretta dal fidanzato, perché il fidanzato appunto ha avuto una relazione con Manila Gorio, che è una grande, tra l'altro, amica, un'amica nostra, sì, che la salutiamo. Ciao Manila. E quindi e quindi insomma, molti fidanzati vengono appunto lasciati all'isola, come nel caso Riccardo Fogli, appunto, no, che era stato annunciato da Corona. Ma dai, in maniera molto scorretta, era stato lasciato anche lui. Non è che ha fatto una cosa tanto carina. No, non ha fatto una cosa carina, infatti è stato molto. Beh, neanche il fidanzato di Grecia, insomma. No, sì, però Corona in diretta, capito? Lì durante quella trasmissione, quello poretto che sta a fare un programma deperito. Ha fatto gli affari tuoi, no? Fabrizio. Comunque sai che il gossip purtroppo non conosce limiti. E niente, qui sono tutti in nomination i nostri naufraghi. Soleil sembra che abbia consumato qualcosa con Jeremias, il fratello della Rodriguez. Quindi questa a dirlo è stata la Romero in trasmissione. E quindi insomma, sembra che qualcosa sia successo nell'isola. Io mi ricordo i miei tempi, non successe nulla. Tu che hai trallazzato, Sara? Possiamo saperlo in diretta? No, avevo un'amicizia, un'amicizia con Luca Galvani, ma non era successo nulla. Sì, un bel ragazzo. Quindi cioè, nel senso, questa amicizia era, vi confidavate, diciamo. Sì, ci confidavate. Dietro alle cespuglie, non so. Tra un cocco e l'altro. Le cespuglie. Tra un cocco e l'altro. Quanto tieni, cioè, tra l'isola dice che comunque consuma un po' le persone, perché queste persone appunto hanno un cibo limitato, comunque ci si dimagrisce molto. Sì. Le creme le potevi mettere. Sì, ti davano dei solari, ti davano dei solari per non scottarti dal sole, di alta protezione. Però non avevi né shampoo, né... avevi lo spazzolino da denti, cioè, avevi, sì, e poi veniva data un po' d'acqua al giorno, il bagno, perché questa è una cosa che dietro una pianta, sì. No, non lo sapevo questo, cioè io me lo sono sempre chiesto, dico, ma questi poveri cristiani se stanno male, non so dove vanno, no, cioè, se stai male vieni ricoverato in ospedale lì in Honduras, ti portano via con l'elicottero, comunque sei controllato, sì, no, certo, no, nel senso, anche se si sentono male, dico, ci sarà un bagno, una camera, qualcosa, nulla, proprio nulla. È una sfida di sopravvivenza, sì. Devi riuscire comunque a non mangiare, a io tenere... mi ricordo di te, Sara, lei bellissima, e poi comunque avevi questi capelli tutti lisci, mi ricordo la canottina famosissima, sei un po' ovunque, su queste foto, magnifica, guarda Sara. Grazie Debra, spero che anche tu andrai all'Isola dei Famosi. Magari torniamo insieme, ma io ti ripeto, sono fissata con Pechino, quindi vediamo quando rifaranno l'edizione, se la rifaranno credo di sì. Adesso ci sarà il Grande Fratello, infatti Barbara D'Urso è tra... comunque la conduttrice più in voga adesso a Mediaset, perché conduce, non è la D'Urso, Domenica Live, pomeriggio 5, e adesso anche il GF. Fantastico, dai. Infatti, comunque speriamo di andare da lei in trasmissione. Barbara, ti salutiamo. Sara, ti salutiamo. Barbara, qui ci sta iniziando un appello proprio. Chiamala in trasmissione. Tutta Italia. Cioè, noi Barbara D'Urso ti amiamo, proprio, ti ammiriamo, perché poi ci piace Napoli. Infatti andiamo a Napoli tra poco. Dopo Pechino Express, anche Barbara D'Urso. Sì, esatto. No, andiamo a fare di trasmissioni per Sara Tommasi e Deborah Gattoni. Barbara suoni tanto bene, Sara, mi ricordo, insomma, sì, tante volte era Barbara, come no comunque è una donna molto simpatica, molto facile, sì, molto semplice, esatto, questa molto cosa pura, sì. E poi che altro si può dire, niente, sempre di gossip, appunto Belen sta conducendo Colorado. Come sta andando Colorado? Sta iniziando e sta registrando le puntate, l'hanno registrata adesso, sì penso che inizierà questa settimana. E l'hanno lanciata Verissimo e lei ha detto appunto che vuole ritornare con Stefano. E quindi adesso in trattativa, credo che sia più lui che debba decidere. Strano, ma Belen, lui non era fidanzato con un'altra ragazza? Sì, no, l'ha lasciata. Ma secondo me torneranno insieme, ma sono sposati, non ricordo questa cosa. Sì erano sposati e divorziati. Sì, quindi hanno un figlio a Santiago, casino. E adesso stanno cercando di tornare sentieri, insieme. Sentieri, proprio Beautiful. Tra l'altro stanno andando avanti Beautiful. Che sentieri. Tra l'altro l'11 aprile con Sara Tommasi saremo proprio a una premiere importante in un film che citeremo nella prossima appunto puntata, dove ci sarà proprio Brooke di Beautiful, che sarà l'attrice protagonista di questo film. Sì.
bella lei comunque, non invecchia mai. No, tanta lumaca, per quella ragazza che ce lo disse, che ci aveva detto l'altra volta che la mamma anche stava... Anche lei ha un po' di crema, sì. Un po' più di una crema penso che sia. Beh, io credo che lì ci sia proprio lì. Proprio un lavoro proprio di fino. Sì, tra l'altro ho un caro amico chirurgo, Sara, che ti saluta, perché mi ha detto proprio salutami tantissimo Sara Tommasi, non vedo l'ora di conoscerla. Quindi salutiamo questo chirurgo, salutiamo, poi guardo un attimo il nome così... sarebbe carino, dopo... Sì, infatti, no, intanto comunque io direi di mettere anche una canzone, insomma, comunque... Mettiamo un altro pezzo, sì, un po' di musica, è primavera, le farfalle che volano, appunto, dai. Visto che si parlava appunto di amore, di primavera, sì, di farfalle, di rinascita, di rinascita, di tutto quello che può conseguire ad una bella ragazza, delle speranze, tutto, io ti dedico degli ABBA, Lay Your Love On Me. Wow! Allora, il dottor Curto, poi...
Getta tutto il tuo amore su di me, Yabba. Riversa, riversa. Grazie. Yabba, ricordiamo come si chiamano? Yabba. Dai, Jack, illuminaci. Abba, A-B-B-A. Abba. Eh sì, ma sono gli iniziali dei loro nomi, no? Ah, ok, io questo cosa non lo so. Agnetha, Anifrid, Benny, tutti con Bjorn. No, Barretta, no. Benny e Bjorn. Ah, scusa, ma no, sei fuori, no? Anifrid. Sì, sì, ok, vabbè, no, ancora mi questo devo questo collegare. Questo lo sa bene Rifolo, Rifolo lo sa bene. Vai Rifolo, va bene. Dobbiamo salutare Curto, che è un grandissimo chirurgo appunto estetico di Milano, che saluta tantissimo tutti i fan di questa bellissima radio che è in diretta con noi. Lui comunque ha tante celebrità che vanno da lui appunto a curarsi, a fare questa estetica. Insomma, ti saluta molto, Sara. Grazie. Clinica privata con uno staff che ci sta ascoltando. E ti aspetta? No, ma Sara non ha bisogno, figurati. Assolutamente. Però magari, che ne so, andiamo a fare a vedere, no? Magari Sara, perché procuriamo già un po' di bava, sì, di maca per 70 anni che arriva. Qualche ritocchino c'è sempre bisogno di fare, no? Dai, leggero, dai. Ancora no, però. No, però comunque pizzichino, diciamo. Anche tu, Jack, sì, sì, sì. Ti vogliamo sottoporre prossimo ritocchino, Sì, infatti. Invece dell'Isola dei Famosi, no? Questi personaggi, allora adesso c'è Caspar Capparoni, che faceva sempre quelle fiction sugli animali, no? Poi c'è Stefano Bettarini, sì, e Marco Maddaloni, che sono un po' i masci della situazione, no? Insieme a Saralto Bello, poi comunque messaggi che arrivano. Lo faccio mettere senza sul telefono, va di moda, anche a Radio DJ succede, non funziona ma non funziona più, no. È un problema, devo rifare il telefonino, è un problema. Sì, pensavo a prendere un iPhone 8 che la gente sente i messaggi che arrivano, magari esatto. Dopo curiosa arrivo, sapere chi ti scrive, allora vediamo se ci salutano, intanto ve lo dico, voi chiacchierate, Allora tu, Jack, in quale ti identifichi di più di ragazzi, cioè loro, cioè Stefano Bettarini e Caspar Capparoni che stanno sull'isola che non c'è, pescano dei maci, proprio riescono in tutto, anche Marco Maddaloni che fa con questa ruota del riso, che riesce comunque sempre lì, che organizza i turni, sai, per macinare il riso, per la porzione al giorno, sempre molto. Tra l'altro adesso gli è morta la nonna e ha deciso di rimanere comunque in trasmissione. Tu con chi ti identifichi di più? Cioè quali ti piacciono più di personaggi maschili? È difficile, è tosta. Io sono per Caspar, lo vedo molto bene. Io spero che vinca lui. Anche poi per Cristiano Malgioglio. Non c'è lui, Cristiano Malgioglio, non c'è. No, non c'è. Non c'era in questa trasmissione, mi dispiace, era molto breve. Perché dicono che vincerà brevemente Marina La Rosa, sai, la vecchia Gessina che ha avuto la storia con Rosa, il povero. Sì, sì. Con il povero. Pietro D'Arrigone. Pietro D'Arrigone. Non era l'altra Stina? No, ha avuto anche lei una liaison. Un'intesa del Grande Fratello, uno dei primi Grandi Fratelli. Tra l'altro, una storia abbastanza. Ricordiamo Pietro D'Arrigone che purtroppo è venuto a mancare proprio a termine, circostanza, sì, sì, infausta. Questo. Allora, c'è una ragazza che ci saluta, ha detto: siete grandiose, Angela Virdis. Sara, fai un saluto. Un saluto ad Angela Virdis. Ok, ciao Angela, da Deborah Cattoni, Sara Tommasi e Jack. Che lo squalo con la cresta. Cosa? No, veramente, io ti vedo così, non lo so. Ah, vedi, ma è bello. Allora, a te chi ti piace di più dell'isola? Ma io sinceramente, guarda, lo so, sarò antica ma non la sto seguendo. La seguivo solo quando c'eri tu. Esatto. Cioè, ti dico la verità, io guarda, per tutti quelli che seguono il gossip, a me piaceva negli anni 90, ormai è un po' così, capito, scemato. Superato. Sì, cioè, ok, interessante, però insomma, le belle erano quelle di una volta, Sara, no? Cioè, comunque tu, Sara Tommasi, cioè quando faceva appunto questi reality, quando eri comunque, no, comunque una ragazzina, io non seguo più perché sono sempre quelli, quindi no, scusami, non mi puoi fare, fammi un'altra domanda che magari ti rispondo, dai. L'altra domanda, ti sei innamorata in amore? Allora, io sono innamorata, sì, sono innamorata di un personaggio molto celebre, ma non posso veramente dirlo, purtroppo è così, e sta a Dubai, che devo fare? Ecco perché vuoi. Ma lui lo sa? Bella domanda! Ma no, lo sa. Ha captato qualcosa? A voglia. Ti porterò anche a te, Sara, così poi sai, e con il tuo amore hollywoodiano non mi schiamo a quello tuo charm. Sì, andremo in mezzo ai cavalli, ai cammelli, insomma, gare particolari. Sì, perché anche l'idea che noi amiche ci spostiamo insieme, nel hai senso capito? Fare questo matrimonio, che i mariti si conoscono, così prendiamo le case vicine. Hai capito? Io voglio stare al mare, però, Sara, io ho bisogno di mare, di sale nel corpo che mi brucia, ecco, questo. E creme dei 20 minuti. Sì, creme dei 20 minuti, perché poi ho una mania, la mania dell'ossessione dell'igiene, della pulizia. Infatti quando noi andiamo a Roma, allora io sono molto umile, anche Sara, siamo molto umili, cioè se dobbiamo prendere la metropolitana la prendiamo, però purtroppo io sono veramente, cioè, molto attenta, cioè se è sporco il sedile devo pulire, cioè sono così. Quindi io il sale, ve lo dico, perché disinfetta e fa molto molto bene alla pelle.
Quindi uno se si deve appunto espurgare o limone o sale sulla pelle, no, lo volevo dire perché appunto i batteri devono morire. E quindi infatti quel periodo che c'era quella malattia dall'Africa, ti ricordi come si chiamava? La vabbè, una malattia bruttissima, ero fissata ad andare appunto nelle metro, nei treni, avevo molto molto paura e mi portavo io a disinfettante. Guarda che a New York io ho vissuto parecchio tempo lì, insomma, signore si portano le salviettine detergenti per pulire il sedile dove vanno sedute, certo. Non sto scherzando. Beh, certo, cioè, dipende. Tutta la gente che ci si. No? Noi a Dubai c'è una metropolitana, devo dire, che sembra un salotto, puoi anche mangiare per terra, profuma pure di limone. Cioè, questo solo a Dubai, che è proprio bellissima. Privé, un privé. Però che non puoi mangiare con quello che costa la vita lì, penso che non puoi mangiare proprio. No, no, infatti, ogni volta che vado torno tipo 10 kg in meno. Così. Senta, mangio solo la sera. No, forza. Vabbè, a parte gli scherzi, io mangio bene in Italia, quindi mi dimagrisco per quello, non mi piace nulla, solo la frutta e poche cose. Io non so, tu Dubai, Sara, cioè. Io Dubai non ci sono mai andata, sono stata a Miami, che è molto bello, veramente feste bellissime, soprattutto durante il Miami Film Festival, il Music Film Festival, Winter che c'è però in esatto. Dobbiamo andare anche con Riffo a fare un po'. Winter Mystic Conference a Miami. Bello poco. Art Basel, tutti i pittori, appunto l'evento mondiale, insomma, no? Dicembre. Poi Miami è una città pazzesca, con questa vegetazione stupenda. Molto lagunare, un po' come Venezia. Molto lagunare. Beh, se continui per quella costa, Venezia e Miami, per me lo stavo lì. Esatto, sì. Poi comunque dicevo, se da Miami continui con la barca, arrivi alle Bahamas in un attimo. Ah, beh, certo. Cancun, Messico. Comunque, cioè, tutto basta trovare il ricco. Basta trovare giusto, Sara? Beh, adesso non lanciamo questi messaggi, no, che è sempre brutto. No, vabbè, no, cioè, comunque è meglio, è ovvio, se devi scegliere è meglio uno che stia bene, però, cioè, comunque l'amore non ha limiti, cioè, ti puoi innamorare anche a primo sguardo di qualcuno e farci tutta una vita insieme, dipende se poi, cioè, lo trovi in tutti gli aspetti. Chiaro che noi siamo cresciute un po' col mito della principessa, un po' sì, così, l'amore da favola, eccetera, però comunque esiste anche l'amore e vive i valori, anche questa puntata vuole trasmettere i valori. Anche l'amore è capita che ti innamori di uno che comunque non ha una lira, cioè è tranquillo, capito? Beh, è tranquillo. Dovrebbe essere è tranquillo se non c'è una lira, proprio più tranquillo di lui, però proprio. Quando non hanno una lira sono più carini, sono guarda. Tranquillissimi, sono guarda, con non fanno un lamento, non veramente, eh? È vero, no, di la verità, dai. Una bella pizza, quanto è meglio di sempre questi cosine? Ma qualche lira che lì ce deve stare. Vabbè, però, finché Dio ci manda quelli per mangiare, chi se ne frega, certo. Dai, no? L'umiltà è sempre... Sì. L'importante è che non siano violenti e bravi. No, quello è la perché base, oggi appunto parliamo di femminicidio, quante cose, insomma, lanciamo questo appello, quindi assolutamente ci sono moltissimi uomini che maltrattano donne, quindi le donne devono assolutamente ribellarsi e denunciare. Questo diciamolo, certo, sempre, certo, è importante, Sara. Quindi a te è successo, Sara, appunto, di incontrare queste persone un po'... Purtroppo, personaggi anche... Sì, non facciamo nomi, però... Infatti è un argomento un po' delicato, quindi direi subito di mettere una canzone particolare inerente. Inerente. Io inerente alle metropolitane e al femminicidio. Vediamo se sei capace, eh? Beh, diciamo che non è che qui è il database estremo della... No, voglio vedere se nel tuo repertorio... C'è insomma qualcosa che si attinge. Allora, c'è un pezzo che può darsi che non è magari attinente alle metropolitane. Ai batteri. Però è attinente alle donne, alla bellezza magari delle donne. E difatti è una donna quindi che canta contro questa canzone. Non è contro la violenza, ma è una canzone. Per le donne, cantata da una grande donna che purtroppo non è più con noi. Ed è Remedios di Gabriella Ferri. Gabriella Ferri, grande, ma te stai facendo? Pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita, quédate así, sentada al orillo del mar, las manos llena de perla, el sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedios, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Tu historia una vez no las contó Dios, tu hermanito con su guitarra. Tú estaba dormida,
bajo la luna tú estabas feliz. Pequeña Remedios, espera que un día yo pueda decirte: te quiero, pequeña, te quiero, chiquita, preciosa niñita. Piccola, 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 pico, 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 piccola mía. El sol en tu frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma paloma, vida, alegría, tú cantas consuelo, tú cantas esperanza, tú cantas remedio. Espera que un día yo pueda decirte: te quiero, pequeña, chiquita, niñita, preciosa, pico. Gabriella Ferri, bellissimo pezzo. Dice Deborah che era stata addirittura dedicata a lei questa canzone da un suo ex fidanzato. Lo salutiamo. Oddio, ciao, ciao, di Napoli, la bella Napoli, la sai bella com'è? Napoli. Sì, bellissimo ragazzo. Fra l'altro ti somiglia un pochino, cioè, c'è qualcosa, sì. Cioè, ma tu sei mezzo napoletano, secondo me. Boh. Allora, io. Dicci la verità. Ma no. Io, quando scherzo. Allora, mia nonna materna, sì. Mia nonna paterna, scusa, sì. Che non ho purtroppo conosciuto, era di Napoli. Ah, quindi c'era, diciamo, c'è allora. Una origine napoletana, ma da parte di. Quindi da napoletano papà. Sei uno di quei uomini un po' geloso. Nonno, no? Nonno paterno era ternano, io non ho conosciuto i nonni paterni. Ah. Nonno era ternano e nonna era napoletana. Quindi ma c'ho si questo vede che hai qualcosa magari. Proprio anche negli occhi, sì, te lo leggo. Cioè il mare di Napoli. Ma noi tutto, peruviano, napoletano, siciliano. Colombiano. Hai qualcosa di Perù, adesso come lo tu... dici? Beh, Napoli è mischiato con queste terre. Sì, Napoli e Perù, sì. Sono giocellate. Comunque, a parte gli scherzi, essendo napoletano, il tuo sangue, vogliamo sapere, com'è? Sei un po' geloso. Blu, sono molto... Sei un sangue, sangue regale o un sangue passionale? Perché? Il regale lo interpretiamo come il freddo, Sara, no? Il blu. Invece sei rosso. Sono... Come sì. Toro, come la Lamborghini. Beh, sono dei... Addirittura, quante cose, no? Sono sì. Dei pesci, ma sono un segno sì, abbastanza appassionato. Sì, no, ti vedo perché quelli del sud sono abbastanza, appunto, credono nell'amore, no? Sara, sì. Hai avuto un fidanzato di Napoli, del sud? No, no, di Miami però. Ah, Miami però è il top, dai. E dove andavi? Dove ti portava a Miami? Andavamo sempre a cena fuori, nei posti romantici di Miami, molto belli, nello Ocean Drive. Ocean Drive, sì, molto bello. Io lo vedo un po' come Viale Ceccarini, dico sempre di Riccione, perché alla fine tolto c'è Andravi, che è la strada più commerciale e conosciuta dal turismo, cioè ci sono talmente posti belli a Miami che nessuno li conosce, sì. Sud di downtown, no? Sì, sì, come no. Però comunque lì era la Collins, di discoteche, c'è la discoteca di Madonna. Sì, me l'hanno detto, sì, sai. E quindi... Dobbiamo fare un'errata corrige, ragazzi. Cioè? Grecia Colmenare, se prima mi metto che bravo. Era greca, invece qui mi suggeriscono che controllano dalla chat. Venezuelana. Venezuelana, ma dai. Vabbè, bella lei, comunque me la ricordo con questi capelli immensi, lunghi, era la mia preferita. Sì, ha fatto una bella figura, lì sono arrivata quasi in finale, però poi è stata eliminata. Ma di fisico si è mantenuta? Io non me la sì, si è mantenuta, però comunque si vede che è un po' invecchiata, secondo vabbè, me. Vabbè, quanti anni avrà? 50 adesso? Sì, comunque, sì. Vabbè, comunque è sempre una bella donna, insomma. Cioè che alla fine Jack non butterebbe mai via. Beh, ma stiamo se butta niente. Ah, siete così voi uomini, vedi ma Sara? Dipende, per quello vogliamo dipende. Quelli. Ma dipende, basta, dipende. Siete tutti uguali. Poveri. Ma è vero, ricchi, ma io se l'altra volta ti ho detto, devi guardare oltre alla ricchezza, oltre alla fama, oltre alla ma bellezza. Ma tu sai se butta via niente. Ma questa è una battuta. Madonna, concedimela. Va bene, va bene. Comunque Sara, allora parlando delle isole famosi, poi diciamo quell'uomo che ti piace di più che è lì. Voglio no, sapere. Mi piace molto Gaspar Cafaroni perché comunque si sta comportando bene, comunque è molto bravo a pescare, sì. Comunque a darsi da fare. E chi oltre, oltre vincerà probabilmente Marina La Rosa, l'ha detto Alba Parigi. Quanto mi piace, lei era la gatta. Sì, la gatta sì. Del morto del. Subito. Lei era amica molto di Pietro Barigoni, esatto. Un saluto immenso. Speciale, tu sì. L'avevi conosciuto Pietro? No, lui no.
bella persona, no? Bella persona, sì. Va bene, quindi questa Marina cosa ha? Fa la gatta anche lì oppure? No, è molto intelligente, acuta, dirige un po' le cose, mette, fa da paciere un po' tra tutti, e quindi è quella che risulta più intelligente, più portata per il reality comunque. Sì, anche certo. Se la figura maschili, come secondo me Caspar e Stefano stanno facendo un'ottima figura, perché comunque sono bravi, che fanno tutto, riescono a pescare più degli altri, quindi un premio lo darei anche a loro, cioè perché far vincere un bell'uomo. Ti piace Bettarini? Mi piace o Bettarini o Caspar. Sono... Salutiamolo, che lo conosci. Io sì, ho visto sì, una sì, festa. Sono poco superficiali tra l'altro. Bettarini, Gabriele, che poi magari manderemo questo video, lo salutiamo, un audio a Gabriele Parpia, che è un carissimo amico di Sara. Pensate che alla sua presentazione del libro Forma Intera a Milano, dove c'era anche Belen, lui ha dedicato questo libro a Sara, mi ha detto: ti prego, porta questo libro a Sara, fa le miei auguri, è stata la mia carissima amica alla Boccone, tu e lei eravamo come pane e vino, è vero? Sì, verissimo. Cioè, raccontaci. Andavamo sempre a mangiare fuori. Parpia è un personaggio. Sempre da Giannino, il vecchio Giannino, adesso non c'è più in corso appunto lì, Piazza della Repubblica, e mangiavamo e parlavamo di pane e gossip. Ci credo, lui è nato. Un po' come Forrest Gump. Eravate come pane e burro, io e Jenny. E Alfonso non veniva mai, signorini? Qualche volta sì. Quindi come, che rapporto hai con Alfonso? Vogliamo sapere. Non lo so, perché adesso non ci sentiamo da tempo. Comunque poi andiamo a trovarlo, Sara. Andiamo dai, a trovarlo. Così con la tua celebrity uscirai su chi? Esatto. Chi lo sa? Come non ci sentiamo da tempo, Sara, ma ti sto aspettando da tanto, tu non mi vieni mai a trovare. Abbiamo scoperto un talento oggi. Tu sei un imitatore. Cioè, no, vabbè, ti porteremo qua. Cioè, dove? Posso farti da manager? Alla l'euro. Complimenti veramente, Jack. Invece MasterChef lo seguite, quello di cuochi? Allora, no. Qualcosa avevo seguito perché hanno Cannavacciolo e Gian Bastiani. Tu lo stai seguendo molto, vero? Beh sì, sto seguendo. Mi piace molto cucinare. Mi rilassa. Si cucina l'uomo, ti lavi. Esatto. Che io per rilassa. Esempio non adoro cucinare, sono sincera. Io se non ho qualcuno che mi cucina non mangio. Cioè faccio la dieta. Sì, ti conosco. Gli scatola. Infatti anche Debra quando viene a casa mia aspetta che gli cucino, se no andiamo sempre a mangiare fuori. Sì, no, devo aprire una scatoletta di Simmental o di tonno, non lo fate mai voi? Perché aprire scatolette? O la Nutella. Poi mangiamo, non è che la apriamo e basta. Tu Jack che cioè, cucini? In Napoli cucino? Ogni tanto mi diletto, nella carbonara mi piace molto la carbonara. Buona. Qual è il tuo piatto preferito, Sara? Il piatto preferito o comunque la carne. La carne? Sì, una bella tagliata. Beh, buona, rosmarino, insomma. Esatto. Sei sempre con il parmigiano famoso che fa bene. Quindi il tuo invece, Jack, è la carbonara. La carbonara. Allora, facciamo una serata di queste insieme tutti quanti in cucini per noi, per tutta la radio, eh? Cioè, ah, perché faccio una tavolata della trasmissione tutti a casa di Jack. Ok, tutta carbonara, va bene. Allora, Sara. Un secchio di carbonara. Allora, adesso Sara ci lancerà una notizia, vai, una notizia nuova di gossip, vediamo. Sì, sono 30 secondi. Sono in trattativa per una celebrità fidanzato. Ah, lei ancora. In trattativa perché? Con una celebrità, cioè trattativa, cioè, alla Globo della Canalis, cioè non è che è un contratto. Cosa stai trattando? Ma sto intrattando un fidanzato famoso. Ah, sei in trattativa per fidanzarti? Sì. Queste sono le trattative per fidanzarsi. Eh beh, certo. Okay. Allora, io so una cosa, non so se la posso dire, di Christopher Lambert, la dico? Sì. Ma allora, intanto chi è, perché non l'ho capito ancora bene, però il nome è noto. Si è fidanzato con una di Terni. Sì. Allora, chi con è una mia amica, ragazza? Camilla Ferranti, che salutiamola. Colgo l'occasione per salutarla. Cosa ti dici? Cioè, a me rimane impresso il fatto che lui ha più di 70 anni, cioè, capisci? E lei? Lei ne ha 30 anni. Quindi 34. Un po' di più. 34. Sì. Più o meno 37, 38. Ma io mi impunto anch'io stamattina, siamo, perché era la primavera, sai? Comunque, a parte gli scherzi, Sara, vabbè, tu ci credi in questo amore? So che si sposeranno. Ma sì, in io credo che l'amore non abbia età, comunque. Cioè, ti puoi innamorare anche di... A me è capitato di innamorarmi di uomini più grandi. O più piccoli. O più piccoli, sì. No, più piccoli, no. Beh, no. No, ti sono più grandi, però è capitato. Diceva Ceccherini, sì. L'amore è come la luna. Cioè? Se non credi... Scusate, rido in diretta perché questo, guarda, il ciclone è stato uno di quei film che a me ancora mi è rimasto. Non ne fanno più. Anche cioè, i seguenti che ha fatto Pieraccioni non sono. Ma quello è stato un po', diciamo, la sua. Sì. Il canto del colosso. Il canto del cinema, insomma. È meraviglioso. E quindi voglio tornare a questo matrimonio, Sara. So che forse parteciperai come ospite comunque. Se chissà. Mi invitano, sì. Adesso vediamo. In Francia, quindi al Pacino indaga. E De Niro.
queste sono lasciamolo voci, dire a voci Jack. Di corridoio. Dilla. I testimoni di nozze siano tu stessi sagri come al bacino di Nilo, ma non si sa. Non cioè, si come sa testimoni? Dove, non si sa come. Ma testimoni, dai. Testimoni invitati. Ottimo. Però queste sono voci, diciamo, il classico gossip che è tanto caro, sai, il gossip, diciamo, lei fa scantone, cioè da quindi, Terni. Quindi stai attento a queste notizie che verranno dalla Francia, soprattutto perché credo che si sposeranno in Francia. In Francia, tipo il sud della Francia, non lo sai. No. È reggio. Vabbè, andiamo, dai. Sì, beh, facciamo radio passeggiare in diretta. Che ne pensate? Immaginate, direttamente dalla Francia con Robert De Niro, Pacino, oh, wow. Sara Tomasi, DJ. Okay, aspettano solo noi. Comunque Sara poi ti aspetta a Capri come Sara Tommasi. Sì, di comunque per Christopher Lambert è stato un amore scoperto da Barbara D'Urso, perché comunque era nel set della quella fiction sulla dottoressa Jo, e allora li ha presentati. Camilla era una segretaria di lui, credo, faceva il ruolo di una partner dell'ospedale. Quindi si sono innamorati in set. Come sì. Accade spesso proprio, no? Ma io non lo so, non me li so immaginare, però vediamo che succede. Cioè, sai il suo abito come sarà bello, bianco. Senz'altro. Rosso. Non baderanno a spese. Tu la conosci lei comunque, sei una bellissima. Sì, quindi, sì. I gusti suoi, insomma, no? Più o meno. Sì, non vado a spese comunque. No, io non la conosco bene, non... Ok. sì, infatti. Vabbè, salutiamo anche il fratello allora, Cico, no? Sì, salutiamo anche Francesco. Ciao Francesco. E quindi potete scrivere, richiedere il gossip a Sara Tommasi, che sa tutto, non si perde nulla. Sara sa tutto di gossip. Cioè, quindi Isola dei famosi, poi la Master Chef. Chiedilo a Sara. Domanda chiedete a Sara, assolutamente. Vediamo i commenti, intanto leggiamo qualcuno. Mentre lo leggiamo, vogliamo far partire un altro pezzo. Sì, poi leggiamo i commenti e li diciamo. Direi anche un pezzo dance house, visto che stiamo parlando anche, comunque sia Sara dovrà fare delle serate di grinta, quindi dico un pezzo, un vecchio pezzo house che pensavo di farti ascoltare. Bene.
E questo era un Pet House molto famoso, Nini, del 2006. Sumo Pet Clarisse Movember, un remix di Claude Monet del 2006. Un pezzo che a mia vita questo annava forte. Bellissimo. Ma come siete acculturati, ragazzi. Comunque musicalmente nulla da dire. Bravo Jack anche. Grazie a voi, grazie. Allora ricordo le tappe di Saranno Massi DJ, sì, che suonerà da Lamborghini il 30 marzo. Perfetto. Poi a Venezia, Capri e Cortina. Poi Capri, probabilmente da Anima e Core. Sì. E avremo poi una puntata speciale, perché Anima e Core ci passano tutti, da Nicole Kidman, Tom Cruise. Cioè, Sara andava sempre comunque con personaggi molto importanti, ricordiamolo. Certo, Pascal di Vivice Domini. Salutiamo Pascal. Pascal. Sì, sì, sono dei posti molto chic per appunto celebrity, ma sono amati da tutti comunque, perché comunque il sole di Capri, cioè, il sole se tu di vai Capri a Capri non puoi andare Anima e Core, cioè non puoi non andarci. Esatto. Capri è Anima e Core, cioè Anima e Core dove no? Si fa della sana casara. La prossima volta voglio quella lì, come si fa Murolo, De Martino e Murolo. La prossima volta dai. Mettiamo. Però ricordati, già. Certo, io conto su di te. Non sapevo di parlare di Napoli oggi. Dai, scusami. Comunque Sara è tutta emozionata perché sta per andare a Roma, quindi tra poco ci saluterà. Cioè, vi saluteremo. Vi saluteremo. Andremo a Roma, incrociamo le dita. Allora, portateci fortuna. Quindi incrociamo tutti le dita per Sara Tommasi, ecco, che questa sera forse conclude un contratto importante. Sara, è inizio settimana, sei vestita tutta di fiori. Tutta. Ci sta il sole. Sì, infatti. Forza Sara, dagli tutta. Come dico, dagli tutta. Domani sera 21:45 Maratona Trust. Ricordiamo con Jack Rifolo. Bravissimi ragazzi. Vi seguo sempre. Bravi. Stasera c'è quinta puntata Carzule. Questo lo ricordiamo e salutiamo tutti i nostri amici. Assolutamente. E a questo punto ci vediamo lunedì prossimo alle 11. Sì, siamo ai saluti. Ai saluti. Quindi purtroppo vi dobbiamo. Oh, qui vola il tempo, ma fateci caso. Cioè, io entro che già devo andare via. Vabbè, ma è il bello delle dirette. No, è bello, comunque la radio è molto emozionante. Come ti piace? Al volo sarà questa radio. Ti ma piace? Questa radio è proprio spaziale, fatta apposta per noi, perché sì, comunque è un guanto che ci evidenzia per i nostri talenti e i nostri gusti. C'era bisogno a te di un spazio così che facesse conoscere esatto, le tante persone, tanti talenti che ci sono in questa città. No, ma soprattutto lei può interagire con i fan, perché certo, tutti certo, non sanno come raggiungerla. Mi dicono: dove posso scrivere a Sara? Scriveteci a Radio Passeggiata e venite a mangiare al bla 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 bla. Ti invitiamo in trasmissione. Cioè, esatto. No, però qualche fan, il più famoso, quello che ci seguirà più, insomma, che vincerà questo. Vincerà un viaggio premio con Sara a Dubai. Però paga lui, vero? Però paga lui, cioè viaggio premio 15 giorni, 3 notti. Ricordiamolo sempre. Quindi chiudiamo con un pezzo. Saluti. No, non possiamo, non abbiamo tempo. Salutiamo, diamo lo spazio a Una Parola Buona per tutti. E bravissimo, vi diamo l'appuntamento a lunedì prossimo, ore 11, Radio Passeggiata. Sara, Deborah e Jack. Ciao. Sara, Tommaso DJ. Ciao. Ciao. Ciao.